Questa volta all'ultimo assalto la Salernitana viene trafitta e se col Cittadella c'era stata gioia per la rimonta nel recupero, questa volta i Granata di Martuscello pagano dazio contro una squadra del Sud Tirol che aveva vinto praticamente nel recupero anche all'esordio in campionato contro il Modena. E ancora una volta Rover a decidere il match per la squadra di casa, 3-2 il punteggio finale di una partita pazza nel primo tempo con 3 gol, poi nella ripresa il pareggio di Braff aveva un po' messo a tacere le velleità della squadra di casa di Valente che sembrava quasi essersi rassegnata all'idea di portare un punto a casa e di allungare a 4 punti in classifica, proprio come la Salernitana che sembrava averne di più, che voleva fraseggiare, palleggiare, che sembrava più propensa a cercare il colpo del KO. E invece proprio all'ultima azione su una punizione partita dalle retrovie per un fallo di mani di Simi, il Sud di Tirol ha usufruito di 2 rimesse in gioco consecutive, andando oltre 35 minuti di recupero concessi da Perenzoni perché c'era stato nel frattempo l'ingresso in campo di Divico, all'esordio in campionato al posto di Tonghi, e proprio alla fine, dalla rimessa laterale alla sponda, il gol di Rover lasciato un po' troppo solo in area di rigore con Sepe, che non ha potuto molto. Il portiere Granata era stato bravo nel primo tempo su Odogwu ad evitare il gol del 3-1 proprio sul fine del primo tempo, graziato poi dalla traversa nella ripresa, attento su un tiro di Rover per tenere a galla la Salernitana. Salernitana che aveva subito il gol del vantaggio per un calcio di rigore concesso da Veltaus per un intervento su Odogwu assolutamente ingenuo e fuori tempo dal dischetto Casiraghi, era freddissimo. Poi il pareggio quasi immediato di Tonghia che doveva giocare da esterno sinistro, ma per l'infortunio nel riscaldamento di Maggiore è scalato a centrocampo giocando da mezzala. Insomma, dopo qualche difficoltà iniziale, anche perché Teio non aiutava troppo dall'altra parte Danuk, Tonghia ha fatto una buona partita. Nel finale del primo tempo il 2-1 segnato da Molina, che ha approfittato di una leggerezza in difesa e di una disattenzione anche di Ingio che non ha coperto sul suo taglio, e poi nella ripresa gli ingressi di Verde, Braff, Soriano hanno aggiunto qualità, esperienza e personalità alla Salernitana che aveva sull'asse Simi Braff costruito il gol del 2-2. Sembrava una partita che la Salernitana aveva in controllo, che poteva portare a casa quantomeno con un punto, poi al quinto di recupero abbondante, ormai sesto minuto, l'episodio che ha condannato i Granata di Martuscello alla sconfitta. Granata che probabilmente nelle prossime ore accoglieranno un nuovo attaccante. Si tratta del 21enne polacco Szymon Włodarczyk, che arriva dallo Sturm Graz in prestito con diritto di riscatto. Poi non sono esclusi altri movimenti, è chiaro che ci saranno anche delle uscite, il candidato principale in questo è Danuk, e poi bisognerà capire perché la difesa continua a denotare delle difficoltà sia nei singoli sia numericamente parlando, e a centrocampo manca un altro uomo che garantisca filtro. Oggi peraltro si è fatto male anche Maggiore nel riscaldamento, e dunque Martuscello è stato costretto a schierare una serie di giocatori portati sicuramente di più alla fase offensiva che a quella di contenimento, soprattutto nelle transizioni. Comunque, martedì si torna in campo contro la Sampdoria alla Rechi. Per i Granata sarà l'occasione per cercare l'immediato riscatto dopo questa sconfitta beffa nel recupero del recupero a Bolzano contro il Sud Tirolo.